Negli anni 90 c'era una pubblicità che diceva: il metano ti dà una mano. Il metano è da sempre proposto come combustibile pulito per il riscaldamento e l'autotrazione. Ma oggi ci dicono che è anche un pericoloso gas serra. . 1776. Lungo il fiume Lambro, secondo alcuni, ma molto più probabilmente lungo il fiume Ticino, un ancor giovane Alessandro Volta sta studiando il fenomeno che lui chiama aria infiammabile di palude. Capì che quello che oggi chiamiamo gas metano si forma dalla decomposizione di piante e animali. Date le sue origini, questo gas è molto diffuso, abbondante, economico e anche semplice da produrre. Il cosiddetto biogas è una miscela di gas di cui il metano è il componente principale. Quanto andrò a dire per il metano, la cui composizione esatta fu poi scoperta da William Henry nel 1805, vale anche per il biogas. Il metano. Oggi sappiamo che una sua molecola è composta da un atomo di carbonio e da 4 di idrogeno. È quindi il più semplice e di conseguenza il più perfetto degli idrocarburi. Oggi, per misurare la qualità di un combustibile, misuriamo il suo potere calorifico, cioè misuriamo quanta energia si produce bruciando una quantità nota di combustibile. Il potere calorifico del metano è di 55 megajoule per chilogrammo, che è circa il 20% in più di quello della benzina ed il 18% in più del gasolio. Quando la combustione avviene perfettamente, cioè quando la fiamma si colora del suo tipico colore blu, tutto il carbonio presente si converte in CO2 e l'idrogeno si combina con l'ossigeno per formare vapore acqueo. Tutto perfetto, no? Non proprio. Vediamo il perché. Tanto per cominciare, la combustione di un chilogrammo di metano produce 2,7 kg di anidride carbonica. L'aumento di peso è dovuto all'ossigeno assorbito durante la combustione. Questo valore è più alto di quello della benzina o del gasolio, ma dato che il metano produce più calore, il conto di CO2 per megajoule è leggermente a favore del metano. Chi cerca di vendere il metano come un bene assoluto parla sempre di 1,8 kg di CO2 per metro cubo di metano. È la stessa cosa, perché il metano pesa 0,6 kg per metro cubo. Bisogna ricordarsi di dirlo, perché se no è come paragonare un chilo d'olio a un metro di legna. Non ha senso. Per fare dei paragoni sensati bisogna sempre utilizzare le stesse unità di misura, altrimenti non siamo più nell'ambito della scienza ma del marketing, e in quel caso si può dire qualsiasi cosa, come per esempio che si può guadagnare vendendo i propri vestiti usati. Ma torniamo al metano. Purtroppo le brutte notizie riguardo al metano non sono finite. Non solo bruciando produce un alto volume di CO2, che è notoriamente un gas serra, è esso stesso un gas serra ed anche tra i più pericolosi, perché la sua azione è molto persistente. Ok, direte, tanto va bruciato, mica viene immesso direttamente in atmosfera. Ecco, di questo potremmo parlarne. Tanto per cominciare, quando si estrae qualcosa da sottosuolo, qualche piccola perdita c'è sempre. È un gas volatile, è più leggero dell'aria, e comunque la sua molecola è abbastanza piccola, si infiltra facilmente. Dopo essere stato estratto, viene compresso e pompato all'interno di tubi, ancora piccole perdite. Le cose vanno addirittura peggio con il biogas,
prodotto all'interno di digestori, la cui tenuta è tutta da dimostrare. Rinnovabile non sempre vuol dire pulito. Ad ogni modo, quale che sia la sua origine, alla fine viene distribuito all'utente finale per essere bruciato. Ed anche qui abbiamo qualche piccola perdita prima ancora che venga convertito in CO2, calore e vapore acqueo. Che venga inserito nel serbatoio di un veicolo o utilizzato per accendere un fornelletto, c'è sempre una piccola parte di materiale incombusto. Tanto un fuoco quanto un motore non si accendono mai istantaneamente. Mettiamo insieme tutti i puntini e tiriamo le somme. Tra la CO2 prodotta durante la combustione e il gas immesso direttamente in atmosfera, il metano non è poi così pulito. Certo, non è il male assoluto, non è come bruciare plastica e rifiuti spacciandola per energia sostenibile, però non è così pulito. È più pulito di tanti altri combustibili, però non è così pulito. Se la natura ci ha messo milioni di anni per sigillarlo nel sottosuolo, ci sarà un motivo, no? Eppure, è un gas così affascinante. La sua molecola contiene addirittura 4 atomi di idrogeno. Ci sarà un modo più intelligente di sfruttarlo? Forse proprio quello di estrarre idrogeno? Ma questo è argomento per un altro video. E tu? Cosa ne pensi? Scrivimelo in un commento, iscriviti al canale e alla prossima! Il metano. Il metano. Oggi sappiamo che una sua molecola è composta da un atomo di idrogeno. Oggi per determinare la qualità Se la natura ci ha messo milioni di anni per sigillarlo nel sottosuolo, ci sarà un motivo, no? È questa mania di tirare fuori tutto.